Eccoci dunque all'altra parte del Salmo 42, il 43, in cui l'orante vede già, nella sua fiducia profonda, si vede già in cammino verso Gerusalemme. Egli prima si trovava esule, relegato su, in Galilea, al nord della Palestina. Ora può ritornare e finalmente celebrare ancora il suo culto davanti al suo Dio, quella sete profonda che lo tormentava e che le acque del Giordano non potevano esaurire, quella sete ora verrà pienamente dissetata, sarà finalmente l'incontro con colui che egli chiama il Dio della mia gioia e della mia esultanza. Si tratta di un testo di fortissima intensità spirituale, un vero e proprio testo di mistica. Salmo 43. Fammi giustizia, o Dio. Difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, della mia esultanza. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio.